Passione Italiana e bentornati alle nostre lezioni di italiano con me, Marta. Allora, oggi vediamo una cosa molto importante, molto interessante, che è come usare, cominciamo a vedere come usare c'è e ci sono. Which means there is and there are. Non è complicato, ma è molto interessante. Allora, usiamo c'è quando la parola che segue è singolare. When the following word is singular. Una. Ok? Usiamo ci sono quando la parola che segue è plurale. When the following word is plural. Molto, molto lineare. Esempio. Per esempio. C'è una casa. There is a house. Casa una. C'è. Ma ci sono due case. There are two houses. Due case, plurale, ci sono. Fantastico. Allora, adesso, it's up to you. Vediamo che cosa c'è nella mia borsa. Nella mia borsa significa in my bag. This is my bag. Questa è la mia borsa. Che cosa c'è nella mia borsa? What's in my bag? Vediamo, vediamo. Allora. Wow. Una penna. Una penna. C'è o ci sono? What do you think? C'è o ci sono? Sì. C'è una penna, singolare, c'è. Un telefono, un telefono. C'è un telefono, ci sono un telefono, 3 seconds. 3, 2, 1. Certo, assolutamente c'è un telefono. Uno, singolare, c'è. Due chiavi. C'è due chiavi? Ci sono due chiavi? Thumbs up! Ci sono due chiavi. Due, plurale, ci sono. Un'agenda. Un'agenda, a diary. C'è o ci sono? Sì! C'è, singolare. Un'agenda. Oh, importantissimi, importantissima. I can't go anywhere without this. I fazzoletti, i fazzoletti. Singolare o plurale? C'è o ci sono? I fazzoletti. Sì, ci sono i fazzoletti nella mia borsa. Ci sono sempre, always, i fazzoletti nella mia borsa. E? Molto importante! Gli occhiali, gli occhiali. Gli occhiali, singolare o plurale? Glasses, singolare o plurale? In italiano? Plurale, ci sono gli occhiali. E? Oh, I'm not rich. Tre monete. It's actually 5 pounds. Tre monete. C'è o ci sono? Ci sono tre, plurale, tre monete, ci sono. E una cipria. Oh, si è anche rotta. I broke. You never know. Una cipria, c'è o ci sono? C'è, singolare, una cipria, fantastico! Ora
Non c'è niente! È vuota! Empty! Fantastico! Questa è la regola. This is the rule. Ricapitoliamo, let's recap. C'è quando la parola è singolare. Ci sono quando la parola è plurale. There is and there are. Be careful with the pronunciation, is always c. C'è e ci sono. E c'è ancora una cosa da fare prima di salutare. There is one thing left to do before saying goodbye. Non dimenticate di fare un like, di condividere and to subscribe to our channels. Grazie mille e alla prossima. Ciao!